Abbiamo visto anche la reazione di Israele che ha cominciato a vaccinare, però poi non è che insomma, ci sia tutta questa certezza. Guardi, allora, se io devo fare una quarta dose su un vaccino che ancora si basa sul ceppo di Wuhan, che non esiste più da almeno un anno e mezzo, proprio non c'è più nel mondo, ma di cosa stiamo parlando? Esatto. Uno. Due, perché io devo vaccinarmi ogni quattro mesi? Il sistema immunitario si stressa e va in tilt, va in collasso, quindi non facciamo più nulla, anzi facciamo più danno. Ora, se noi facciamo una vaccinazione programmata, come sarà nel momento in cui questo virus andrà ad endemizzare? Una volta l'anno, magari suggerita solo per... Come l'influenza, esattamente, suggerita per i più fragili, per gli over 70, insomma, tutta una serie di cose che abbiamo già fatto e visto per l'influenza. Questo è un coronavirus umano, diventerà un coronavirus umano come tutti gli altri 100 e passa coronavirus umani che noi sappiamo esistono. Quindi, poi magari questo è un pochino più difficile perché va nei polmoni, perché infetta le cellule polmonari, eccetera, e allora faccio una vaccinazione una volta l'anno. Ma una volta l'anno noi abbiamo una memoria immunologica, e qui do ragione a Guido Gasi, che ha milioni di anni di evoluzione, ma ne vogliamo tener conto? Assolutamente sì, quindi mascherina, tanta pazienza e niente allarmismo. Allora, sì, tranne per chi non si vaccina, che però quella è una scelta. Sì, è una scelta, affari loro, se non per il fatto che tolgono spazio a tante persone che hanno altre patologie e hanno bisogno delle cure in ospedale, questo è inaccettabile. Gianfreda, torno un momento a lei perché io vorrei capire meglio come mai ha deciso, diciamo così,